Riepilogo brevemente il confronto tra due grandi scrittori vissuti a cavallo tra 800 e 900, entrambi siciliani, entrambi con una straordinaria apertura verso diciamo, le maggiori suggestioni culturali del loro momento, anche verso la cultura europea, ma entrambi fortemente siciliani, fortemente attenti alla realtà del loro territorio, con delle particolarità. Cominciamo con ordine. La pagina che vedete è di Giovanni Verga, lo scrittore diciamo che in Italia ha dato vita alla poetica del verismo. Il verismo, ricordo, che è molto collegato con il naturalismo francese, ma mentre il naturalismo francese ha una grandissima attenzione verso la realtà urbana e la nascente società industriale, nell'Italia agricola, soprattutto nell'Italia meridionale, l'Italia della Sicilia, l'attenzione non può che essere verso invece i lavoratori delle campagne o i pescatori. Questo, diciamo, è il mondo di Verga verso il quale si rivolge, con la stessa però, diciamo, tecnica, no? Che è quella di non sovrapporre il mondo dell'autore, la cultura dell'autore alla cultura del popolo. Non ci deve essere uno sguardo dell'autore, no? Filtrato dalla sua superiore cultura. L'autore si deve immergere in quel mondo, riportandolo pian piano alla luce, scomparendo all'interno di quel mondo. Impersonalità del narratore, questo significa fondamentalmente, cioè il narratore deve diventare come una parte di tutto l'ambiente, raccogliere il linguaggio dell'ambiente, quindi anche con la sua semplicità e la sua elementarità. La psicologia dei personaggi, ovviamente l'autore Verga non può avere la stessa psicologia del pescatore di Aci Trezza, no? Dove è ambientato uno dei suoi, dove è ambientato il suo capolavoro, I Malavoglia, ma appunto l'autore deve, immergendosi in quel mondo, pian piano far emergere attraverso quel racconto la vera realtà di quel mondo, appunto, che dicevo. Quindi riprendere anche modi di vita, proverbi. I personaggi sono dei vinti, perché qui rientra un po' la particolare visione di Verga rispetto al naturalismo. Il naturalismo è progressista, ritiene che attraverso la denuncia delle condizioni di vita degli operai e delle persone, del proletariato, delle grandi città che stanno nascendo tra 800 e 900, ritiene che attraverso questa denuncia si possano poi fare delle riforme. Quindi sono fondamentalmente dei riformisti, spesso di tendenza anche socialista. Al contrario, Verga è fortemente conservatore, ritiene che queste condizioni siano condizioni date dalla debolezza, poi fondamentalmente, di alcuni soggetti rispetto ad altri. Non c'è una condanna in questo fatto di essere deboli, anzi, cioè, c'è una forte pietas, una forte umanità, no? Nel guardare le condizioni di vita di queste persone. Però Verga ritiene che questo sia il frutto della spietata lotta per la sopravvivenza, che è un qualche cosa che è insito nella natura. Siamo nel periodo del darwinismo, che però viene interpretato da un punto di vista sociale. Il darwinismo sociale è una lettura sbagliata del darwinismo, è una lettura che tende a dire che appunto nella società ci sono soggetti più deboli che sono per forza di cose destinati a soccombere, e nel momento in cui tentano di uscire da questo loro guscio, di staccarsi dallo scoglio, l'ostrica, la metafora che usa per esempio nei Malavoglia, quando tendono a staccarsi dall'ambiente che in qualche modo li protegge, dalla rete di rapporti familiari che bene o male li protegge, questi personaggi sono destinati inevitabilmente alla sconfitta, e questo si trova nelle varie opere di Verga. Ora, di Verga noi abbiamo fatto la lettura di Rosso Malpelo, che non è antologizzata, qui è antologizzata nel vostro libro comunque l'opera, ripeto, l'opera principale sono i Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. Queste sono le opere
principali, qui è stata antologizzata la novella La roba, nella quale Mazzarò, no, raccoglie, cioè, accumula sempre più ricchezza, po povero che era, non fa altro che accumulare ricchezza finché arriva addirittura a cacciare di casa il barone, gli prende tutto, però poi muore solo, senza un affetto, perché appunto questo suo attaccamento alla roba, alle cose diciamo materiali, con il quale pensava di riscattarsi, in realtà non è altro che un'ennesima sconfitta. Anche lui rientra, diciamo, tra i vinti, no? Perché appunto non può, nell'ottica di Verga, tentare di uscire dalla propria condizione è per queste persone qui comunque un qualcosa di difficile e di pesante. La novella che invece abbiamo letto in modalità online è Rosso Malpelo, famosissima. La lettura, per chi non ha potuto seguire, è comunque ho lasciato le sottolineature che ho fatto durante la spiegazione. La lettura di Malpelo è una lettura abbastanza impegnativa, un po' perché è comunque una novella, diciamo, abbastanza corposa, ma poi perché bisogna un po' fare attenzione ad alcuni passaggi che sono fondamentali in questa novella. Innanzitutto c'è la descrizione del ragazzo: si chiama Malpelo perché ha i capelli rossi, e ha i capelli rossi perché è un ragazzo malizioso e cattivo. Cioè, se fate caso, questo è un ragionamento, no? Cioè, viene prima il fatto di avere i capelli rossi e poi il fatto di essere malizioso e cattivo, oppure il malizioso e cattivo comunque si lega con il fatto di avere i capelli rossi. Questo ovviamente non è giudizio dell'autore, ma l'autore riporta, come se fosse un dato oggettivo, un dato di fatto, la mentalità del paese, la mentalità del mondo. Quale mondo è? Il mondo dei cavatori di rena. La rena, no? È terra bruciata da quel territorio vulcanico sotto l'Etna. Ci sarà una parte appunto sulla sciara. La sciara è la colata di lava che arriva fino al mare, è completamente nera. Sotto queste colate di lava si trovano appunto dei giacimenti di terra, terriccio rosso, che serviva per le costruzioni. Ecco, Malpelo, che è rosso di capelli, è completamente, no, legato poi a questo ambiente qui. È un ragazzino, non dice l'età, non si dice l'età, ma è abbastanza piccolo da poter pres essere preso a calci e a schiaffi da tutti i più grandi che lavorano nella miniera. C'è in questo caso la descrizione della vera vita dei bambini che venivano mandati a lavorare, dello sfruttamento minorile, ma in tutta la novella non sentirete una parola da parte di Verga, che appunto dice: no, questa è un'ingiustizia. Se fosse stato Manzoni, sicuramente avrebbe detto: queste, no, ingiustizie che vanno, questo mondo dovrebbe essere in qualche modo rivisto, e poi avrebbe sicuramente messo dentro un personaggio che denunciava, no, la cattiveria di questo mondo. Invece no, Verga lo fa, questa denuncia la lascia proprio alla lettura della novella. E anzi, diciamo pure che non dà scampo a queste persone che vivono qua, a tutti. Quindi, poi c'è la lunga descrizione di Malpelo, e la cosa che io ho sottolineato è che lui, il padre, ma anche altri lavoratori vengono spesso in qualche modo abbinati a una bestia, la bestialità di questa vita. Ci sono delle bestie, no, che tornano continuamente: l'asino che poi morirà, i cani, eccetera, la cagna affamata e via. Dopodiché c'è la seconda pagina, c'è la parte della morte del padre di Malpelo. Il padre di Malpelo aveva scelto di andare a lavorare da solo, in una zona della miniera pericolosissima, dove nessuno voleva andare, ma siccome lavorare a cottimo significava che tanto scavava, tanto guadagnava. Si prende questo incarico pericolosissimo anche per pagare praticamente le nozze alla figlia. E eccolo qua, Mastro Misciu, chiamato Mastro Bestia, perché appunto era come un asino, no, che si caricava dei lavori peggiori in tutta la cava. Malpelo cercava di in qualche modo proteggere il padre, ma doveva sottostare anche lui a tutto questo. Muore lì sotto, travolto si rompe un pilone, quindi gli cade addosso tutta l'arena. Muore sepolto, fa una terribile morte.
E qui ci sono i commenti, no, di tutti quelli che lavoravano là, e lì riporta sempre la mentalità, cioè tutto è pericoloso nelle cave, se si sta a badare al pericolo è meglio andare a fare l'avvocato. Anche questo non è un giudizio di verga, è la riporta proprio pari pari i discorsi, no, degli operai, come se l'autore stesse lì dentro e lui stesso facesse parte di questo chiacchiericcio. Mastromiscio, va bene, insomma, c'è tutta la morte del sorcio, di nuovo, no? Torna un animale, e poi il cielo formicolava di stelle. Questo formicolare di stelle è un elemento che torna nella novella stessa e poi nell'altra novella che leggeremo, quella di Sciaula. C'è cioè il continuo contrasto tra il buio della cava, del sottoterra, del minatore nel quale viveva questa gente, e l'apertura, no, del mondo fuori, che a volte neanche conoscono bene. Malpelo che si trovava bene all'interno della miniera, quella sera praticamente il padre muore, l'ingegnere viene disturbato, poverino, mentre sta guardando l'opera a teatro, e l'ingegnere non può far altro che dire: vabbè, è caduto talmente materiale addosso che praticamente lasciamolo lì sotto sepolto. Dice: tornò a veder seppellire Ofelia, la protagonista, no, dell'opera che stava guardando, e quello è rimasto sepolto invece laggiù. Anche questa è un'altra notazione di durezza. Diciamo che, appunto, Verga non fa commenti, no? Non fa commenti alla Manzoni, ma questo è ovvio che è un commento, è una cosa terribilmente ironica. L'ingegnere se ne tornò a veder seppellire Ofelia. È un po' pure questo, come se stesse lì in mezzo, no? E facesse questo commento acido. Poi Malpelo torna a scavare lì, gli lasciano praticamente per pietà questo lavoro. E è sempre più un cane arrabbiato, occhiacci invetrati, viso stravolto, è ormai ridotto a uno stato ferino, no? È una vera e propria bestia, ma non una bestia da soma, è anche una bestia rabbiosa, quindi come un cane arrabbiato, appunto. E continuavo a scavare, no? Anche con l'idea che lì sotto, appunto, ci fosse il padre. E poi Malpelo assorbe talmente tanto questa idea che i più deboli debbano soccombere e solo i più forti riescano a resistere, che assume su di sé l'idea che deve essere forte, e essere forte significa in qualche modo tormentare chi è più debole di te. È proprio una assurda, no, mentalità che però entra dentro tutti. Questo è un mondo di una violenza terribile, e Malpelo, vittima di questa violenza, però poi trova le sue vittime, che sono l'asino e poi un ragazzino che comparirà tra avanti, una qualche crudeltà, no? Poi si vede lui. Eccolo qui, questo è un nuovo capitolo, cioè un nuovo paragrafo. Entra a lavorare in miniera un ragazzetto che verrà chiamato Ranocchio. Ah, di nuovo, siamo sempre nell'ambiente, cioè nelle metafore che hanno a che fare con gli animali. Perché Ranocchio? Perché era sciancato, era caduto da un'impalcatura, lavorava come manovale, quindi a cielo aperto. Eppure qui torna sempre questo contrasto tra il buio, il chiuso, il sottoterra e l'aria aperta, no? Il mondo all'aperto. Cioè, c'è poi una pagina, proprio una pagina, alcune righe che sono proprio liriche, in cui c'è la visione, no, del mondo fuori della miniera. Comunque Ranocchio ha perso la possibilità di lavorare all'aria aperta e adesso deve lavorare nella miniera per far vivere la povera madre. E Malpelo, cioè con un modo molto paradossale, no, pensa di proteggerlo insegnandogli a vivere a modo suo, cioè picchiandolo esattamente come gli altri picchiavano lui. E tutta questa parte qui è la parte, appunto, in cui c'è la descrizione del rapporto, no, malato con questo ragazzo. Anzi, arriva appunto che Malpelo se le prendeva al posto per dimostrare, appunto, la sua forza, e un po' con un orgoglio, no, di questa sua forza. Spesso se le prendeva lui le busse, i calci, gli schiaffi. Dice tanto, dice solo, Malpelo gli è entrato talmente dentro questa idea di essere cattivo. Cattivo pure perché ha i capelli rossi, e che tanto nessuno gli crederebbe, no, se non fosse
anche se non fosse stato lui, e per cui c'era bieco orgoglio e disperata rassegnazione, questi due elementi in forte contrasto, da una parte selvatico e dall'altra parte una certa timidezza. Cioè, sapeva che tanto lui carezze non ne avrebbe ricevute mai, non ne aveva ricevute dalla madre, e quindi figuriamoci se poteva riceverle dal resto del mondo. L'unico che gli aveva voluto un po' di bene era il padre, ma il padre appunto era morto. La sorella si doveva sposare, quindi aveva paura che il damo, cioè il fidanzato, si vergognasse, no? di quel cencioso di Rosso Malpelo, e quindi lui non poteva fare altro che, appena tornato a casa, andarsene a dormire su un saccone. Non frequentava gli altri ragazzini perché se no tanto lo tormentavano pure loro, e quindi non poteva fare altro che girare da solo per gli orti a fare danni, bucherellare i fichi d'India, insomma, con quelle loro belle pale producono i frutti molto dolci, no? Bucarli a sassate e rovinare la pianta, e quindi altro non sapeva fare che danni. Dopodiché qui andava a vedere praticamente l'asino, torna il tema appunto di questi animali che vivono ancora peggio, no? Degli uomini, ma uomini e animali nella miniera condividono lo stesso destino di sfruttamento e di dolore. E qui c'è l'apertura che vi dicevo, a un certo punto, quando dice che sarebbe stato bello, no, andarsene fuori a fare il manovale, oppure a lavorare sui ponti, oppure andare come il carrettiere all'aperto, nell'aperta campagna, ma non può, perché lui è nato per quello e quindi non può fare altro che rimanere dentro. Ho sottolineato qui i calzoni di fustagno è la ricchezza maggiore che aveva il padre, un paio di calzoni di fustagno, un materiale molto resistente, quasi nuovi, no? Per cui torna continuamente questo. Se parlano ormai di quest'uomo morto, è per dire che con lui c'erano delle cose di valore, di relativo valore, i suoi attrezzi e questi benedetti calzoni. E qui si apre un altro paragrafo, il ritrovamento di Mastro Misciu, sepolto sotto la sabbia. Compare prima una scarpa e Malpelo, che aveva fatto sempre lo sbruffone, si era sempre vantato di non aver paura di stare da solo nella cava, eccetera, in cui invece viene preso dal terrore e ha paura appunto che possa apparirgli il padre da un momento all'altro. Poi aveva appunto andò a lavorare in un altro punto della galleria, e il cadavere di Mastro Misciu fu trovato. Anche qui tutti i commenti degli operai sono tutti, cioè l'autore sta anche una volta, ancora una volta lì in mezzo con i pratici, no, che avevano fatto il calcolo di quanta poteva essere, di come fosse morto, eccetera, eccetera. Il modo pure qui terribile in cui c'è la sottolineatura dello sbarazzarsi del cadavere, cioè si sbarazzavano degli asini morti, ogni tanto morivano gli asini là sotto, però adesso c'era carne battezzata, no? E quindi fu fatto un certo cioè un ribrezzo in più forse. E poi da qui si passa immediatamente alla cosa pratica: la vedova, che poi vedremo si è risposata, rimpicciolì i calzoni, li adattò a Malpelo, che se li tiene come una reliquia, se li mette, se li carezza, no? Proprio un atto d'amore, i pochi atti d'amore che questo ragazzo deve al padre. E gli lascia anche un paio di scarpe che non gli stanno bene, sono troppo grandi, ma lui le tratta come se fossero le pantofole del Papa, no? Le prendeva in mano, le lustrava, eccetera, eccetera. Ma nessuno riusciva a pensare che fosse un atto d'amore, no? Perché? Perché chissà a che cosa sta pensando quel cervellaccio. Quel ragazzino non può albergare, no, sentimento buono. Aveva ereditato il piccone a zappa, che non se ne separa per nessun prezzo. Poi l'asino, ecco di nuovo il parallelo con gli animali, l'asino grigio, il grigio muore e quindi viene buttato nella sciara, e i due ragazzini vanno a vedere, sulla sciara vanno a vedere quest'asino che viene sempre più spolpato dai cani. E lì ci sono le riflessioni di Malpelo, Malpelo che dice: ecco qua, l'asino non soffre più, quindi meno male che gli è capitato questo. E poi quando vede i cani, no? Alcuni pure che sono ancora più malconci, e dice pure questi, insomma, speriamo che soffrano il meno possibile.
Quindi ancora qui c'è tutta la lettura. E finché accetta Malpelo, vado più avanti, se no questo comunque si può leggere tutto facilmente. Malpelo si rende conto che il suo amico sta male e lo cerca di fargli forza a modo suo, anche in questo caso lo prende a schiaffi, lo prende a pugni finché un bel giorno non fa, non gli fuoriesce del sangue, quindi probabilmente ha tubercolosi e Malpelo non riesce neanche a capire per quale motivo la madre si dia tanta pena per la morte di questo figlio, visto che alla fine le riportava a casa pochissimi, pochissimi soldi. Lui è sempre più solo però a questo punto, cioè la madre si è risposata, la sorella si è sposata, la casa era stata chiusa e quindi ormai è completamente, no, un ragazzino allo sbando. Nella cava va a lavorare, c'è cioè la breve apparizione di un galeotto, uno che era scappato di galera, ma preferisce tornare in galera piuttosto che fare quella vita lì sotto nella cava. E Malpelo dice quasi quasi, no, me ne vado pure io in galera piuttosto che continuare questa vita così, e gli viene risposto: non ti preoccupare, vedrai che ci andrai anche tu a lasciare le ossa nella galera. Invece le ossa le lasciò nella cava Malpelo. E come muore, ve lo dico così in maniera molto riassuntiva, muore smarrendosi, cioè non si ritrova più Malpelo, e fa la fine delle leggende che circolavano nella cava. Cioè, Malpelo, per impaurire Ranocchio, gli raccontava di persone che continuavano a vagare da anni sotto nel cunicolo della miniera, nelle varie gallerie, nel groviglio di gallerie sotterranee dalle quali non riuscivano più a uscire e continuavano a vagare, no? Erano diventati un po' dei miti all'interno della galleria. Bene, Malpelo fa esattamente questa fine: non si seppe più nulla di lui, scompare, e si persero persino le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassavano la voce quando parlavano di lui perché hanno paura di vederselo comparire dinanzi con i capelli rossi e gli occhiacci grigi. Diventa un mostro appunto della galleria. Di Luigi Pirandello abbiamo Vita e opere a pagina 294 del libro di letteratura. Nasce a Girgenti, che oggi si chiama Agrigento. Qui dalle parti nostre c'è un paese che si chiama Girgenti, sta nel Cicolano, era una colonia penale, era un luogo di confino, ci venivano portati i delinquenti del Regno delle Due Sicilie, quando c'era il confine con lo Stato della Chiesa, e si chiama Girgenti, no? Così come si chiamava Agrigento. E una famiglia agiata, eccetera, eccetera. Vi risparmio la lettura della vita, vi ricordo appunto quello che ho detto prima, anche quando ci ho detto di Verga, cioè è comunque un intellettuale che poi viaggia, no? E collabora con riviste e giornali, insegna letteratura italiana, eccetera. E la sua vita purtroppo fu funestata da tanti dolori familiari. La moglie purtroppo impazzì e fu ricoverata in manicomio. Era già stato ridotto in povertà perché per una sciagura mineraria, eccola qua la malattia mentale della moglie, ne parla qui, e poi aderisce al partito fascista, ma se ne allontana perché lo trova troppo esteriore, no? Un volgare, eccetera. È quello che succede a tanti intellettuali. È un po' Ungaretti, se ne va addirittura in Brasile, ma lo stesso D'Annunzio, che era all'inizio con il partito fascista, poi prende un atteggiamento molto distaccato, sente troppo volgare e poco vicino agli ideali, no, che lo avevano animato all'inizio. Comunque, prende il premio Nobel, è uno dei premi Nobel italiani e muore nel 1936, quindi poco prima dello scoppio della guerra. Le raccolte sono novelle per un anno, cito queste qui le letture più importanti, no, di Pirandello. Questo è un classico che una volta nella vita va assolutamente letto, il Fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno e 100.000, altro romanzo straordinario,
E poi il berretto a sonagli, così se vi pare, pensa Giacomino, sei personaggi in cerca d'autore, Enrico IV, sono opere teatrali rappresentatissime, quindi diciamo ogni compagnia, no? Insomma, i cartelloni quando ci sono le stagioni teatrali, un'opera di Pirandello si trova quasi sempre. È uno, diciamo, posso dirlo tranquillamente, l'autore teatrale italiano, no? Più rappresentato. I temi, qui si complica un po' la cosa, cercherò di essere il più sintetico possibile. C'è l'analisi dell'animo umano, perché ogni uomo è come chiuso in un ruolo. Questa è la parola chiave, cioè tutti noi abbiamo, piano piano nella vita, assumiamo una nostra maschera, poi ecco cosa c'è scritto sotto. Cioè un ruolo comunque abbiamo, io per esempio il ruolo dell'insegnante, no? E interpreto poi questo ruolo assumendo tutta una serie di comportamenti, di atteggiamenti che possiamo definire la maschera. La maschera è quella che fissa dei caratteri, no? Che poi diventano riconoscibili. Le maschere carnevalesche, cioè che ne so, il servo sciocco, la ragazza sempre innamorata, oppure il furfantone, il vecchio geloso, oppure tirchio, no? Sono fermati questi personaggi, sono fissati in delle maschere, appunto. Ognuno di noi, dice Pirandello, nella vita tende a prendere degli atteggiamenti, dei comportamenti, tutto un sistema di valori che si irrigidiscono sempre di più man mano che si va verso l'età adulta, e poi ci comportiamo, no, secondo quel ruolo che abbiamo assunto. Però, dice Pirandello, tutto questo è contrario alla vita, che invece la vita è tutta movimento, è tutto un continuo stravolgimento di questi ruoli e di queste cose, e da ciò, dice Pirandello, spesso nascono situazioni paradossali e divertenti, ma questo penso che lo dovrete un po' capire meglio, un po' crescendo, un po' guardando, un po' studiandolo alle superiori. L'umorismo è una parte centrale, no, della produzione di Pirandello. C'ha scritto anche un saggio: l'umorismo non è la comicità. Lui dice: non si tratta di vedere una persona che cade, si fa male e tutti ci sbellichiamo dalle risate. Lì c'è un atto di violenza. L'umorismo è un po' invece la partecipazione anche un po' al dolore, no? Di certe persone, cioè comprendere che certe persone si rendono ridicole o finiscono in situazioni ridicole perché patiscono come noi tutta una serie di cose che li portano a fare delle cose sbagliate. Ognuno di noi è soggetto a fare nella vita delle cose che possono essere, insomma, oggetto di riso per gli altri, di scherno. Quindi dovremmo essere, forse, dice Pirandello, un po' più comprensivi nei confronti del resto del mondo. Comunque la cosa che condanna di più, adesso, la cosa che condanna di più è questo fatto, è questo irrigidirsi in dei ruoli che sono quelli sempre, sempre più fissi e che poi sono in contrasto invece, appunto, ripeto, con la mobilità della vita e dell'esistenza. Allora, Ciaula scopre la luna, io l'ho preso in un, diciamo, con un file PDF che poi ho sottolineato e che adesso riprendo perché appunto ci sono le sottolineature, ma la lettura ce l'avete bene qui nel libro e quindi la potete fare tranquillamente. Prendo il file di Ciaula scopre la luna perché lì ho segnato alcune cose che sono importanti. Innanzitutto è personaggio Ciaula, è un personaggio anch'egli sfruttato e maltrattato, vittima di un ambiente sociale primitivo e ingiusto. Quindi siamo nell'ambiente sempre delle cave, questa volta una cava di zolfo, non di rena, in Sicilia, in un mondo terribilmente violento, terribilmente ingiusto, soprattutto con i più deboli. Qui addirittura abbiamo un diverso, cioè Ciaula è un ragazzo che a 30 anni dice: ma potrebbe averne 7, quindi no, anche mentalmente debole, che mentre oggi abbiamo un atteggiamento di protezione, giustamente, finalmente, anche se alcuni purtroppo se ne scordano, però diciamo la stragrande maggioranza di noi oggi nei confronti delle persone che si trovano in difficoltà, no, tende ad avere atteggiamenti di aiuto e di comprensione. Invece, in quel mondo lì, queste persone erano emarginate oppure delegate, messe a fare dei lavori i più bassi possibili, diciamo quelli anche più faticosi a volte, oppure a subire soprusi e cattiverie persino dai compagni di fatica.
La diversità lo rende unico perché? Perché ha un'innocenza assoluta che gli consente di provare la meraviglia senza limiti di un bambino davanti allo spettacolo della luna candida nel cielo notturno. Torno al discorso di prima, no? Mentre l'adulto si è irrigidito nei suoi pensieri e non guarda più la mobilità del mondo, la realtà del mondo, invece qui abbiamo una sorta di bambinone, no? Che ancora è capace di stare di fronte alla natura con la meraviglia. E questo ci dice che Pirandello fa un salto rispetto a Verga, dove abbiamo questo ambiente che potremmo tranquillamente dire verista, dove c'è tutta un'analisi del verismo, eccetera. Poi Pirandello però esce da questa idea del verismo di parlare di una realtà concreta, no? Quotidiana, semplice, umile, per elevarsi invece a un livello in cui fa una forte irruzione invece la poesia. Allora, qui la lettura non la rifaccio tutta perché, appunto, ripeto, poi ce l'avete anche nel libro. Comunque, i protagonisti sono Cacciagallina, che è il soprastante, cioè il guardiano, no? Quello che dà gli ordini agli operai, che addirittura li minaccia con una pistola. Qui siamo agli inizi delle lotte sindacali. In questo caso la cosa si risolve con i minatori che se ne vanno, lo prendono addirittura in giro, cioè dice dai spara, va se c'hai coraggio, però per dire quello andava in giro con una pistola e minacciava i suoi operai, immaginate oggi, no? Poi abbiamo Ziscarda, che è un vecchio che ha perso il figlio e un occhio, è rimasto cieco da un occhio e ha perso il figlio per l'esplosione di una mina. E è tenuto lì a lavorare benché vecchio, lavora più degli altri, ma lui pensa che glielo facciano per carità. E quindi anche qui una mentalità che entra talmente dentro alle persone, no? Che si convincono di non valere niente a forza di sentirselo dire continuamente. Quindi lui vecchio non vale niente, dovrebbe, no? Essere buttato fuori dal ciclo lavorativo, però gli permettono di lavorare perché tra l'altro gli sono rimasti sei nipoti, no? Da curare, visto che il figlio è morto, e quindi si comporta come quello che deve baciare la mano di chi gli dà lavoro, e quindi non se ne va rispetto, cioè gli altri se ne vanno, si rifiutano di fare gli straordinari e lui invece rimane con chi? Con il suo Caruso, quel suo ragazzo, il garzone praticamente, che è Ciaula, si chiama Ciaula, lo dirà perché cammina anche lui in maniera particolare, sciancato, e poi rifà il verso della cornacchia. Ciaula significa cornacchia. Ziscarda ha una particolarità: beve una lacrima che gli scende dall'occhio, una lacrima che è dovuta al fatto che appunto quest'occhio è malato, e quindi lui però nell'arsura della miniera sottoterra, eccetera, trova un qualche piacere nel sentire questo sale e questa poca, insomma, acqua che gli allevia un poco l'arsura nella bocca, ma poi lo dice insomma in una piccola notazione. A volte queste lacrime non sono soltanto lacrime malate, ma è anche la lacrima per la morte dell'unico figlio morto in una, per lo scoppio di una mina. Ok, qui è quello che vi dicevo prima, che viene lasciato a lavorare. E viene introdotto il personaggio di Ciaula, che aveva più di 30 anni e poteva averne 7 o 70, scemo com'era, no? E lo chiamava con le cornacchie, teppa, con le cornacchie ammaestrate, teppa, teppa. Ciaula si stava rivestendo, ma rivestirsi significa che si metteva una camiciola, per il resto era completamente nudo, e la cosa buffa, un giubbetto, insomma, che, un panciotto, ecco qui un panciotto, che largo, lungo, che aveva avuto in elemosina, forse un tempo era stato pure di buona fattura, ma ormai era sporchissimo, rovinatissimo, ma lui lo teneva come una vera sciccheria, e quindi per lui rivestirsi significava togliersi quella camiciola, mettersi il panciotto e andare così. Invece adesso si rimette la camiciola e ricomincia a lavorare. Tanto per lui non cambiava granché. Però qual era il problema? È che Ciaula, per quanto bambinone, comincia a ricordare che c'è stato qualcosa di cui una volta ha avuto tanto paura, cioè il riemergere dal buio della miniera e trovarsi nel buio della notte.
C'è questo pezzo molto, molto lungo, molto bello, in cui Jaula vive nella miniera come in un grembo materno, come un cieco che conosce ogni spigolo al tatto. Quindi dentro la miniera lui non ha paura del buio, è rassicurato, si muove tranquillamente lì dentro. Ma quella volta che ci fu lo scoppio della mina e si scarda perse un occhio, lui rimase praticamente rintanato in un posto sicuro per lui, dove, ripeto, dentro le gallerie non aveva paura. Finito, diciamo, questo terrore, esce, ma ormai è solo, e esce dalla buca nella notte nera vana, cioè vuota. E lì, in quel silenzio arcano, misterioso, si perde, in quel vuoto terribile, Ciaula si perde. Per ma dice possibile, non aveva mai visto una situazione simile, perché Ciaula, quando smetteva di lavorare, andava col Siscarda. Non faceva tempo a mangiare quella povera poca e povera minestra che si addormentava subito, no? E quindi non aveva mai sperimentato che cosa significa andare o guardare il vuoto della notte. Quindi adesso c'è tutta la descrizione del carico terribile che viene fatto su Ciaula, viene caricato sì, come un somaro, veramente. Proprio un peso tremendo, e lui però nonostante ciò e nonostante l'enorme fatica di tutta la giornata risale piano piano, ma questa fatica gli viene in qualche modo, passa in un secondo piano. Perché? Perché sta salendo verso il buio, e lui ha il terrore di affacciarsi di nuovo verso questo buio. Aveva un gemito mentre saliva, e qui c'è questo silenzio nero. Dicevo che questa è una sinestesia, perché il silenzio ha a che fare con l'udito, il nero ha a che fare con la vista. Quando vengono messe insieme due parole che fanno riferimento a campi sensoriali diversi, abbiamo una sinestesia. Però silenzio nero è veramente potente, no? Come immagine. La scala, eccetera, e si trova all'apertura. L'apertura, e comincia a vedere una deliziosa chiarità d'argento. Pian piano, no? Vede questa luce per lui strana, sconosciuta, chiarirà sempre di più, e a un certo punto apre le mani, perché grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la luna. Questa è una metafora pure, naturalmente. Cioè, certo che sapeva co che cos'è la luna, come tante cose che si sanno, ma a cui non si è mai data importanza, cioè non aveva mai avuto importanza per lui la luna, no? Cioè, che cosa gliene poteva importare? Invece adesso è consolante, perché sbucato di notte dal ventre della terra la scopriva, estatico, cadde a sedere sul suo carico davanti alla buca. Eccola là, la luna, c'era la luna, e Ciaula si mise a piangere senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta là, mentre ella saliva per il cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui. Questo, ragazzi, è Leopardi, pastore errante dell'Asia, dove la luna, anch'essa ignara, no? Ignara delle sorti dell'uomo, ignara di tutto quello che succede sulla terra, va, no? Erra per le valli, e lei però, il pastore errante, fa delle domande. Il pastore errante è la proiezione del poeta Leopardi. Qui invece Ciaula probabilmente è la proiezione di tutta un'umanità che vive cieca, il più delle volte, no? Senza sapere qual è il suo... in una cieca vita di dolore e di lavoro, e poi ogni tanto si apre questa meraviglia dell'universo. E con queste parole chiudo questo riepilogo, che tanto breve purtroppo non è stato.